In questa lezione si rivedranno le domande e si vedrà come usare i verbi ausiliari nelle question tags e come usarli per esprimere similarità e differenze. In questo ripasso su come formare le domande, per prima cosa esamineremo le domande con il verbo to be e con i verbi ausiliari modali. Can, could, will, would, shall, should, may, might, must, ought e need. Dopo di ciò introdurremo il verbo have usato come ausiliare e per ultimo tutti gli altri verbi, quelli che costruiscono la forma interrogativa con il verbo ausiliare do. Come abbiamo già visto, le domande con il verbo to be si formano invertendo l'ordine della frase affermativa, soggetto e verbo, mettendo la forma corretta del verbo prima del soggetto. Are you German? Is this your book? Was he tired after the match? Were you studying when I phoned? Bisogna ricordare che non si può usare do o did nelle domande con il verbo to be. È sbagliato dire Do you be German? Did he be tired? Con il verbo to be e con tutti gli altri verbi ausiliari modali, che vedremo tra poco, le domande negative possono essere formate in due modi. Di solito si mette la forma negativa contratta prima del soggetto. Aren't you tired? Wasn't she in school today? Why weren't you at the station? Ma nello scritto formale di solito non si usano le contrazioni e quindi per formare domande negative si usa il verbo più il soggetto seguito da not. Questa forma non è spesso usata. Was it not a wonderful day? Anche le domande con i verbi ausiliari modali sono formate mettendo il verbo prima del soggetto. Bisogna ricordare che i verbi modali sono sempre seguiti dalla forma base del verbo. L'unica eccezione è ought, che è seguito dall'infinito con to. Solo il verbo ausiliare è messo prima del soggetto, il resto segue il soggetto. È sbagliato dire Will visit Australia this year the Prime Minister and his family? Bisogna dire Will the Prime Minister and his family visit Australia this year? Tutto ciò che è stato detto per il verbo to be nelle domande vale anche per i verbi ausiliari modali. È sbagliato usare do. È sbagliato dire Do you can come to my party? Bisogna dire Can you come to my party? Le domande negative sono normalmente formate usando la forma contratta negativa del verbo, prima del soggetto. Can't you work a bit harder? Shouldn't Jim be more careful? Wouldn't it be a good idea? Why won't Alice be there? Couldn't I just turn the television on for a few minutes? Mustn't you be going now? Oughtn't they to be here by now? Le domande con mightn't e needn't sono rare e vengono usate solo in un linguaggio molto formale. May non ha la forma contratta negativa. E ora esaminiamo gli altri verbi, quelli che formulano le domande usando do e does nel presente e did nel passato. Nel formare le domande ci sono tre importanti differenze tra questi verbi e il verbo to be e i verbi ausiliari modali che abbiamo appena visto. Le domande non possono essere formate usando l'inversione soggetto-verbo. È sbagliato dire
Like your music? What means this word? Si usa do e does per formare domande nel presente e did per domande nel passato, eccetto, come spiegato all'inizio di questa lezione, nel discorso quando si usano frasi dichiarative, come la domanda You like that music? O, come vedremo tra poco, nelle domande in cui il soggetto è who, what o which. Dopo do, does e did si usa la sequenza delle parole tipica della frase affermativa. Prendiamo la frase affermativa You like music. La domanda si forma collocando do all'inizio della frase. Do you like music? Bisogna ricordare di usare sempre la forma base del verbo dopo do, does or did. Quindi, alla terza persona singolare non si mette la S al verbo e dopo did non si usa il passato. È sbagliato dire Does she like music? What does this word mean? Did he went to Mexico last year? Bisogna invece dire Does she like music? What does this word mean? Did he go to Mexico last year? Le eccezioni a queste regole sono le domande che hanno who, what o which come soggetto. In questi casi il verbo è messo immediatamente dopo la question word e può essere alla terza persona singolare con la S o al passato. Do, does e did non vengono usati. Esaminiamo queste domande in cui l'unico soggetto è una question word. Who lives here? Who came to your party? What happened? Which works better? Bisogna ricordare che se il soggetto è un'altra parola e who, what o which sono complemento, bisogna usare do, does e did. What does he live on? Who did you invite to the party? What did you do? Which do you want? Le regole per le domande negative con do, does e did sono fondamentalmente le stesse di quelle spiegate per il verbo to be e per gli altri verbi ausiliari. Usualmente si usano le forme contratte. Don't you think it would be a good idea? Doesn't he care? Didn't they know what was happening? Le question tags sono delle domande molto brevi, composte da un verbo ausiliare e da un pronome personale. Non sono molto usate nello scritto, ma sono molto frequenti nel parlato. Sono messe a fine delle frasi affermative o negative, ma non dopo le domande. Si usano per chiedere conferma o accordo. Esaminiamo come si formano le question tags. Per la frase You are French, sei francese, formiamo la question tag usando il verbo che c'è nella frase in questione, are, e il pronome you. Se la frase è affermativa, generalmente la question tag è negativa. You're French, aren't you? L'uso corretto delle question tags significa concentrazione. Bisogna usare lo stesso verbo ausiliare e lo stesso pronome che sono usati nella frase in questione. Bisogna usare la forma interrogativa. Inoltre, quando la frase è affermativa, di solito si usa una question tag negativa, mentre quando la frase è negativa si usa una question tag affermativa. Ecco altri esempi di frasi affermative con question tags negative. You were born in Paris, weren't you? You can speak English, can't you? It's a lovely day, isn't it? They've left.
haven't they? Ed ecco altri esempi di frasi negative con question tags affermative. She wasn't there, was she? You can't speak German, can you? It isn't raining again, is it? They haven't phoned yet, have they? In frasi con I am, la question tag generalmente è aren't I nel parlato, mentre nello scritto si può anche usare am I not? I'm meeting him at 12, aren't I? Quando nella frase non c'è un verbo ausiliare, la question tag si forma con do, does o did. You go to school on Saturday, don't you? She loves animals, doesn't she? You saw him yesterday, didn't you? They don't go to the mountains every weekend, do they? She doesn't like cold weather, does she? You didn't used to like ballet, did you? There può essere usato come soggetto di una question tag. There haven't been any phone calls for me, have there? Quando il soggetto della frase è nobody, somebody, someone, everyone, everybody, normalmente si usa they nella question tag. Nobody phoned, did they? Everyone's ready, aren't they? Somebody's been sitting in my chair, haven't they? Quando si usa let's per fare delle proposte, nella question tag si usa shall we? Let's give her some perfume, shall we? Con gli imperativi si può usare want per invitare a far qualcosa, will o would per dire di fare qualcosa. Have a seat, won't you? Close the door, will you? Drive a bit more carefully, would you? Dopo gli imperativi negativi si può usare solo will you. Don't be late, will you? Le question tag sono anche usate per chiedere aiuto o informazioni. You don't know where my umbrella is, do you? You couldn't give me a lift to the station, could you? You haven't seen Mary, have you? È anche possibile usare una question tag affermativa con una frase affermativa. In questo modo si esprime sorpresa, interesse o preoccupazione. They're getting married, are they? You've got a headache, have you? Your daughter is studying medicine, is she? Una question tag affermativa dopo una frase affermativa può anche esprimere rabbia. He wants me to wash the dishes again, does he? Si può anche usare una question tag affermativa dopo una frase affermativa per verificare se un'informazione è corretta. You've been ill, have you? This is my stop. Is it? Frasi negative seguite da question tag negative non sono quasi mai usate. Per dimostrare interesse in quanto sta dicendo un'altra persona, si possono usare delle domande brevi simili in forma alle question tags. Generalmente si usa una domanda affermativa in risposta a un'asserzione affermativa. È una domanda negativa in risposta a un'asserzione negativa. I'm from Texas. Are you? My brother's getting married in June. Is he? She can speak six languages. Can she? I forgot to bring my book. Did you? I didn't like the film. Didn't you? I've never had measles. Haven't you? It wasn't a very interesting book, wasn't it? Se si usa una domanda negativa in risposta a un'asserzione affermativa, si indica che si acconsente. It's a lovely day. Yes, isn't it? The meal was fantastic,
Wasn't it? Quando si vuole esprimere somiglianza, si può usare so oppure to per rispondere a frasi affermative e neither, nor oppure not either per rispondere a frasi negative. Se la frase contiene be, have o un verbo ausiliare modale, si usa lo stesso verbo. Se la frase non include un verbo ausiliare, si usa do, does o did. Il soggetto può essere un nome, un pronome personale o un pronome possessivo a seconda del significato. Con una frase affermativa si può esprimere similarità usando un soggetto più un verbo ausiliare seguito da to. John's living in London. I am too. My sister is studying Russian. Mine is too. I play golf. Mary does too. I've got a dog. I've got one too. So invece viene messo prima del verbo ausiliare del soggetto. Notate in questi esempi l'ordine delle parole all'interno della frase. Il verbo è prima del soggetto. Mary's Irish. So am I. Liam was born in Dublin. So was John. I can play the piano. So can I. Anne's got a cold. So have I. I'll have chicken and a salad. So will I. Jim's sister loves horse riding. So does mine. I lived in Holland for a year. So did my parents. I'd really love a cup of coffee. So would I. You should study more. So should you. I really must go now. So must we. Quando si risponde ad una frase negativa, si può usare not either. I'm not going away for the weekend. We're not either. I've never seen him before. I haven't either. Oppure si può usare neither o nor seguiti da un verbo ausiliare e un soggetto. Non c'è differenza tra neither e nor. I'm not tired. Neither am I. Jim wasn't at work today. Neither was George. I can't stand his music. Neither can I. He doesn't like living in the city. Neither do we. I haven't seen the film. Neither have I. Mary didn't go to university. Neither did Anne. Bisogna assolutamente ricordarsi di usare un verbo ausiliare in queste costruzioni. Non si può dire also I, neither George. Si esprime differenza rispondendo a una frase affermativa con un soggetto più verbo ausiliare al negativo. Si usa l'ordine normale delle parole all'interno della frase. Se non c'è un verbo ausiliare nella frase originale, si usa don't, doesn't o didn't. I'm from Canada. I'm not. I can swim. I can't. Mary loves traveling. Jim doesn't. I thought it was an interesting film. They didn't. I'll have another sandwich. I won't. Per esprimere una differenza quando invece la frase è negativa, si usa un soggetto più il verbo ausiliare affermativo. I'm not from Canada. I am. I can't swim. I can. Mary doesn't like traveling. Jim does. They didn't like the film. My parents did. I won't have another sandwich. I will. Siamo giunti alla fine di questa lezione. Ora potete fare gli esercizi sugli argomenti grammaticali che sono stati trattati in questa unità.